Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. Oggi vediamo come riparare una pendrive oppure un hard disk. Questo accade quando i settori del nostro dispositivo si danneggiano involontariamente o perché per sbaglio cancelliamo file che sono importanti per avviare il nostro dispositivo. Ma non vi preoccupate perché con i due trucchetti che vi farò vedere oggi risolveremo questo problema. Ci tengo a precisare ragazzi che la mia pendrive non ha nessun problema, però per fare questo video vi farò vedere comunque le procedure che serviranno. Il primo trucchetto per risolvere questo tipo di problema dei settori danneggiati è quello di andare sul menu Start o comunque cercare e scrivere CMD e seguirlo come amministratore. E una volta che vi si apre questo, dovrete scrivere questo semplicissimo comando: CHKDSK. Poi date uno spazio e a questo punto andate a vedere il nome del vostro volume. In questo caso il nome sarebbe una qualsiasi lettera dell'alfabeto, come in questo caso disco locale tra parentesi c'è la C e in questo caso a destra troviamo il nostro dispositivo collegato, che adesso sarebbe a me in questo caso la D. Una volta trovata questa lettera, chiaramente la scrivete e poi fate due punti. Invio. A questo punto, ragazzi, vi farà un'analisi per vedere se ci sono problemi sul vostro dispositivo. Se ci saranno, automaticamente verranno risolti dal sistema stesso. In questo caso a me ha rilevato che non c'è nessun problema e quindi posso chiudere adesso, in questo momento. Se dovesse trovare degli errori, vi darà praticamente tutte le informazioni necessarie e automaticamente vi riparerà quei determinati errori. Una volta fatto, chiudiamo. Il secondo trucchetto, ragazzi, è quello di scaricare un programma. Vi lascio il link in descrizione. Dovrete andare in basso fino a quando non vi appare la voce Download Windows Executable. Se non è questa la pronuncia, perdonatemi. Quello dove c'è scritto tra parentesi works without installation, quindi non avremo bisogno di installare il programma, ma semplicemente di scaricarlo. Ci clicchiamo sopra, avviamo il programma come amministratore, clicchiamo su Agree, Continue for free. E qui selezioniamo il nostro dispositivo. Poi cliccate su Continue, andate su Low Level Format e cliccate su Format this device. Sì, e a questo punto, ragazzi, non vi resta che attendere. Ci vorrà sicuramente del tempo, questo dipende da quanti giga deve analizzare il programma o terabyte. E anche qui, ragazzi, tutti gli errori vi verranno riparati automaticamente. Voi non dovrete fare nient'altro che cliccare su OK e chiudere il programma quando avrà finito. Io spero, ragazzi, che questo video vi è stato d'aiuto. Se vi è stato d'aiuto, lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.